Il quadrante del santuario francescano della Verna, palcoscenico d'eccezione per uno spettacolo molto particolare di Simone Cristicchi, Paradiso dalle tenebre alla luce. Vuole riflettere sul tema del paradiso, a partire da Dante Alighieri, dalla sua terza cantica, appunto del paradiso, per arrivare anche a riflettere su che cosa sia la ricerca dell'Eden perduto, che è il mito universale più diffuso in tutte le culture del mondo, e a domandarci se davvero possiamo costruire un paradiso terrestre prima di meritarci quello celeste. Lo spettacolo chiuderà così l'esperienza di Oida Campus, progetto di scuola residenziale per musicisti ideati in collaborazione con l'amministrazione comunale di Chiusi della Verna. Voglio ringraziare anche il presidente di Rondine, Franco Vaccari, perché Vaccari è stato quello che ha ideato questa cosa nel 2019, che abbiamo iniziato a parlarne, poi si doveva fare nel 2020, purtroppo per la pandemia è stato rinviato a quest'anno ce l'abbiamo fatta, è in corso e si chiuderà con questo grande evento dei Cristicchi, che credo che sicuramente sarà una cosa favolosa quella serata. Lo spettacolo, in programma per giovedì 29 luglio, vedrà in scena 22 elementi dell'Orchestra Instabile di Arezzo che accompagneranno Cristicchi durante la serata, nella quale si cimenterà con il poema dantesco. È una interpretazione di Dante di un percorso che va appunto dalle tenebre al paradiso, dall'inferno al paradiso, e ha voluto Oida come interprete, come orchestra, per mettere in atto tutti i suoi brani che ha fatto lui insieme al maestro Sivilotti e di cui lui cura la regia. L'organizzazione dello spettacolo, realizzato quest'anno in occasione del 7° centenario della morte di Dante Alighieri, è stato possibile anche grazie alla presenza di partner privati come Estra. Facciamo parte di una comunità alla quale vogliamo partecipare e è giusto sostenere le nostre eccellenze associative, come in questo caso, che contribuiscono a riproporre eventi importanti che sono anche di grande attualità, pur richiamandosi a Dante. Con Cristicchi esploriamo questo viaggio dalle tenebre alla luce, che è un qualcosa di molto attuale se pensiamo alla crisi che stiamo vivendo, sanitaria, economica, sociale, che deve rivederci tutti insieme, anche nel segno della cultura, ritornare alla luce.